Speriamo. Pensavo è venuto un flash che forse ha fatto un titolo troppo impegnativo. Let's get serious. Poi vi spiegherà che pensiamo noi. Comunque prima voglio annunciare o spiegare che questa festa stasera vedrai che verranno altre persone dopo, sicuramente. Perché abbiamo cucinato per tanti. Sotto vengono 40-50 persone per sala, almeno. Settimana scorsa c'erano. Guarda, credo anche 60. Anche 60. È finito tutto.
Comunque, tutta la mano di Krishna. E gentilmente Emanuele ha offerto questa festa in onore di sua nonna, no? Angela, che io l'ho spiegato che una volta Prabhupada parlava con alcuni dei suoi discepoli giovani, naturalmente erano tutti giovani, e spiegava che i suoi parenti, i genitori, non lo so, qualche parente, ma Prabhupada, il mio fratello, mio padre, loro mangiano carne, andranno in inferno, giusto? E Prabhupada ha detto no, perché sono parenti dei devoti, tu sei un devoto e loro sono i tuoi genitori, i parenti. E Prabhupada ha spiegato, Krishna avrà un trattamento speciale per chi è collegato con i devoti. E questo devoto non entrava in testa. Ma Prabhupada, loro mangiano carne, bevono alcol, fanno di tutto di più. Come è possibile? Prabhupada, fermo, avranno un trattamento speciale da Krishna, perché sono parenti di devoti, hanno relazione. Oh, questo non perché in uno stato immaturo di devozione uno vede le cose bianco e nero. Se fai questo c'è questo, se fai questo c'è questo risultato. Hare Krishna. E vedi tutto bianco e nero. Prego. Benvenuti. Sei qua la prima volta? Sì, non l'ho mai visto. Come ti chiami? Enrico. Sono tre das. Arribo. Viene da Cento. Da Cento? Provincia di Ferrara. Sì, se lo conosco, sono state tante volte. C'è Rita Zaniboni che viene da Cento, sì, conosco. E Prabhupada spiegava che chi è collegato con un devoto, anche se non è un, perché ovviamente questo devoto, questo ragazzo, discepolo di Prabhupada, non era un puro devoto che si intende come un maestro spirituale, totalmente puro, ma è un devoto, sta praticando, sta cercando di purificarsi, di sviluppare amore per Krishna. E lo stesso, Prabhupada ha spiegato così, che avrà un trattamento speciale da Krishna, solo perché è un parente. E dava l'esempio di Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj era un bambino, piccolino, 5 anni, più piccolo di te. E suo padre era un cattivone, ma più cattivo dalla storia, praticamente dell'universo. Più cattivo da tutta la storia. Infatti ha ammazzato un sacco di gente, ha fatto di tutto e di più. E perfino quando suo figlio ha cominciato a dire a suo padre che credeva in Dio, che Dio è Krishna e io voglio servire Dio, suo padre, che pensava di essere lui, il capo dell'universo, l'uomo più potente, come se fosse era Dio, si è arrabbiato così tanto che ha cercato di uccidere il suo figlio. Era così. La prima volta no, poi l'ha rimandata alle sue insegnanti e ha detto: metta a posto la testa di questo bambino perché c'è qualcosa che non va. E poi dopo qualche mese è tornato e suo padre ha fatto le stesse domande: ma cosa hai imparato a scuola? Di solito le fai ancora così, che i genitori chiedono ai figli: ma cosa hai imparato a scuola, cosa hai studiato oggi? Ti ha mai chiesto tua madre cosa hai studiato oggi, cosa hai imparato oggi? No. Qualche volta sì. O ti chiedi la pagella, c'è ancora la pagella alla scuola, sì. Di vedere la pagella. E lui le ha detto la stessa cosa. Poi una storia lunga, come mai lui era già uno spiritualista a 5 anni, ma c'è tutta una storia, che aveva sentito parlare un grande maestro quando era nella grembe di sua madre e l'ascoltava, che questo maestro parlava di
nella filosofia spirituale a sua madre, e l'anima, perché l'anima è eterna, l'anima è sempre viva, dal momento del concepimento l'anima entra nel grembo della madre e vive. Altrimenti come può spiegare che il corpo cresce? Il corpo cresce, e come mai se è morto il corpo non cresce più? Perché c'è una differenza, c'è l'anima spirituale dentro quel corpo di bambino, anche nel grembo della madre, dal momento che è concepito. È vivo, c'è un'anima, c'è una persona dentro. E lui ascoltava, e questo insegnamento entra anche nel grembo della madre e anche il bambino. Per quello è consigliato alla madre di cantare e leggere le scritture durante la gravidanza, per un grande beneficio per il figlio, che è cosciente. Fino a 7 mesi è come addormentato, ma la vibrazione spirituale entra lo stesso. Ma dopo 7 mesi, fino a 9 mesi, è proprio cosciente. È cosciente, è descritto nello Srimad Bhagavatam, che è cosciente e anche cosciente di che situazione terribile, che è tutto schiacciato. Se avete visto l'ecografia, no? Che è tutto piegato così. È molto è spiegato nello Srimad Bhagavatam, questo testo, che il bambino prega a Dio, per favore, questa volta lo faccio bravo. Se mi fai uscire di qua, diventerà un devoto e lo faccio bravo. Ma purtroppo per la maggior parte delle persone, quando escono, e tutti, bambino, che bello, che bello, che bello. E si dimentica un po' la sua promessa. Perché anche il trauma di uscire dal grembo, la nascita è molto traumatica, molto doloroso, traumatico, perché come sappiamo deve uscire da un buco così, con la testa è molto traumatico, di solito si dimentica, ma non vuol dire che non era cosciente prima, ma è solo, come tutte le trauma, la tendenza con le trauma è di bloccare, di non pensare, di non ricordare, ma ci sono, quello è il lavoro del psicologo, del psichiatra, di andare a trovare quali traumi e sbloccarli e uscire. E questo uno dei primi traumi è la vita nel grembo e poi la nascita. E questo bambino per là era così bravo, che è devoto, ma suo padre ha cercato di ucciderlo. Ma alla fine è stato salvato da Krishna. Che lui, nonostante che era il più potente uomo nel tutto l'universo, non riusciva a uccidere suo figlio. E alla fine ha cercato personalmente di ucciderlo, ma è arrivato Krishna, Dio, nella forma di Nishingadeva, è salvato e ucciso suo padre. E qual è la prima cosa che ha chiesto Prahlad Maharaj? Perché il Signore ha detto: tu l'hai sofferto così tanto per me, cosa posso offrirti? Volevo darti una benedizione. Qual è la prima cosa che ha chiesto? Di liberare suo padre, nonostante. Immagini se tuo padre ha cercato di ucciderti, torturarti in mille modi, ma il suo unico pensiero era: è sempre mio padre, si può liberarlo. Infatti il Signore ha risposto: già fatto, già fatto, perché è tuo padre, perché è padre di te e tu sei un grande devoto, e così lui è già liberato. Nonostante che era proprio materialista personificato, solo perché suo figlio era un devoto, Prahlad Maharaj. Se avete lo Srimad Bhagavatam, la settima parte del canto dello Srimad Bhagavatam descrive tutta la storia di Prahlad Maharaj, molto interessante anche per le madri di capire come Prahlad Maharaj era, quanto era elevato già nel grembo della madre, che è diventato un grande devoto. Allora stasera io immaginavo, poi pensavo mentre cantavamo, let's get serious, diventiamo seria, così non è venuto nessuno impegnativo, ma io intendevo diventiamo seria per diventare felice. Devoti non sono persone cupe che sono serie, non ci piace
persone serie, nel senso proprio serie, che non ridono mai, che non, anzi, anche Srila Prabhupada era molto, aveva molto senso dell'umore, scherzava, rideva, è naturale, l'anima per natura è gioioso, pieno di felicità, piace scherzare, ridere. Anche Krishna, se si legge le descrizioni di Krishna con i suoi devoti intime, facevano sempre giochi di parole per scherzare uno con l'altro. Così non stiamo parlando di diventare serie, come si dice, morboso, or triste, triste, ma di diventare, siamo già triste, il mondo materiale è un luogo triste perché c'è nascita e morte, stiamo tutti invecchiando, stiamo tutti, non lo so, io l'ho realizzato dopo 60 anni, poi adesso dopo 70, cambia molto, cambia veramente, cambia molto. L'ho visto su vari amici, sul viso di vari amici, su me stesso, che il corpo comincia a crollare, comincia a creare tanti problemi, dolori, sofferenza, eccetera. Così non è un luogo, posto gioioso, ma così uno deve diventare seria per uscire di qua e tornare nella sua condizione naturalmente gioioso. Quella è l'intenzione di questo titolo, diventare seria. Come diventiamo seria nella pratica? Noi ci piace stare insieme con persone, perché avevo chiesto a una ragazza che è dall'università, che stasera è andata a casa, questa fine settimana, ma sotto, sempre qua a Gaia, perché così piace, perché frequenta qua, perché sei venuto qua? Perché hai visto le persone, sono felice, semplice, semplice. Perché tutti stiamo cercando felicità, ma siamo condizionati di pensare che felicità è sinonimo con piaceri materiali, fisico o anche mentali, stimoli fisiche o mentali. Viviamo in una società che equivale felicità con piaceri sensoriali, che non, uno spiritualista realizza che purtroppo le piaceri sensoriali sono molto effimere, temporaneo, e cominciano a diminuire con l'età, e cominciano a aumentare invece di piaceri sensoriali, cominciano a aumentare il dolore, la sofferenza sensoriale. Così non è un sentiero che ci porterà a felicità, la ricerca di piaceri sensoriali. Penso che tutti hanno realizzato o più o meno questa realtà, se non saresti qua. Ma esiste, possiamo realizzare e trovare una felicità che duratura, che non dipende dai cambiamenti, perché l'energia materiale è per natura in costante cambiamento. Non si può fermare. A volte siamo quando chiediamo a ognuno è sempre chiediamo: ma come stai? Come va? Stai? Sì, io sto bene. Non ho particolari dolori oggi, non mi è successo ancora niente, non è successo niente di grave, non ho dolori particolari oggi, così sto bene. Non è arrivata una multa nel buchetto. Quanti di voi guardate le buchette per vedere se c'è una di quelle notizie? Perché praticamente l'unica cosa che arriva nel buchetto adesso sono multe o le bollette. Bollette quasi tutte arrivano in email adesso ormai, ma le multe arrivano raccomandate. Sai che è arrivato Salvatore? Noi non arriva mai niente così, ma l'altro giorno è arrivata una bolletta, non una bolletta, una multa. Sai dove ha preso la multa?
dove Shem no? No, a Firenze, perché ci hanno detto sì, entra in questa strada qua. Shem Govind ha detto prendi questa strada qua, e mi ha preso il multa. Seconda volta adesso siamo andati all'Odeon, nel programma in centro, eravamo in via Irnerio per cercare il parcheggio. Shem Govind ha detto parcheggio qua, sì, si può parcheggiare qua. Oh, è arrivata la multa per proprio quella seconda volta. 42 euro. Cosa? Io pago sempre, non ho mai preso multe. È a pagamento il parcheggio. E lui ha detto per parcheggiare qua, tranquillo, non ha detto niente. Perché tutto il resto da Bologna dopo 18 non si paga. No, quello lì c'è le lei si paga. Ah. E vattene quello che succede. Per dire che le sofferenze arrivano anche quando meno aspettiamo. E tutti abbiamo paura che arriverà qualcosa. La notizia, ha trovato un tumore, ha trovato una malattia, ha trovato, è arrivata una multa, è arrivato un attacco. Chi è commerciante sa benissimo, boom, arriva. C'è qualcuno qua che è un commerciante? No, meno male. Un po' sì. Ogni tanto, quando tu non aspettavi, arriva le IVA o quelle cose, boom, 10.000 euro. Mi raccontava un devoto che fa il fioraio, è arrivato 14.000 euro di tasse, IVA o qualcosa così. Non in vista, non pianificato. E così c'è sempre questa paura. Senso, facciamo i nostri piani per essere felici, uno fa i commercianti per fare i soldi, per essere felice, per comprare le cose che gli piace, e stare bene, avere una bella casa, tante facilitazioni, una bella famiglia, e poi arriva, infatti è spiegato nella Srimad Bhagavatam che in questa era di Kali in cui viviamo, una delle caratteristiche è che le persone saranno così stressate per troppe tasse, oppressione dai capi che sono delinquenti, praticamente sono tutti delle persone di più basse natura che prendono la posizione solo per sfruttare e le tasse. Era già previsto 5.000 anni fa che sarà così. Oggi che i capi di Stato saranno ladri più che altro, che approfittano della situazione per prendere più tasse possibile. E così abbiamo pure sofferenza da questo lato, e di altri esseri viventi. Infatti l'altra sera mi ho chiesto a voi due se piace il lavoro. Sì, il lavoro in se stesso ci piace. Il problema è l'ambiente. Cosa vuol dire l'ambiente? Non credo che l'edificio o l'ufficio sono la gente, le persone con cui devi lavorare. Così ci sono sofferenze causate di altri esseri viventi. C'è sofferenze causate dall'esterno, dal tempo. Questo è il primo inverno che ho mai visto che non è nevicato. Cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è acqua. Non c'è, ci sarà un disastro per l'agricoltura, così c'è sofferenza. Se non è nevicato, è piovuto un po' adesso, ma per mesi non piove, vuol dire che ci saranno problemi per l'agricoltura, per il cibo. Così c'è da tutta la parte. Nonostante i nostri piani fatti bene, c'è sempre qualcosa non prevista. Che ci causa sofferenza. Allora, cosa vuol dire diventare seri? Diventare seri è realizzare e comprendere che questa situazione qua non è per noi, non è nostra dimora naturale, originale di felicità. Invece c'è un'altra realtà. La maggior parte delle persone pensa, sono condizionate di pensare è così la vita. Quante persone vi conoscete che dicono è così la vita, deve accettare, no?
dobbiamo invecchiarsi, morire, è così. Invece di pensare, c'è qualcosa che posso fare per uscire da questa condizione? La loro soluzione è: non esiste niente dopo. Almeno tiro avanti per questi anni, cerco di avere più piaceri possibile, lavoro duro per guadagnare, per avere un po' di piaceri, e poi è finito tutto. Sì, sì, deve morire, lo so che deve morire, e così basta, è finito lì. Invece le Bhagavad Gita, le scritture sacre, ci spiega che non è finito lì, che siamo eterni, siamo sempre esistite, esistiamo adesso, esisteremo per sempre. Così è una condizione che è continua. E una persona intelligente pensa: ma c'è modo di cambiare, c'è modo di uscire di qua, c'è modo di cambiare la mia situazione, c'è qualcosa di meglio, c'è una... Voglio essere felice, ma continuo a battermi la testa contro il muro, cercando, forse sto cercando nella direzione sbagliata, perché nessuno, tutti lo fanno. Mi ricordo, l'ho menzionato l'altra sera, ma mio più caro amico da infanzia, e lui diceva, facevamo una discussione, eravamo di adolescenti, no, alla ricerca. Lui non era tanto alla ricerca. Lui ha detto: ma la maggior parte delle persone fanno così, si va all'università, si trova un buon lavoro, si sposa, fa la famiglia, compra una casa, almeno una volta si comprava una casa. Questo è in America, il sogno americano. E si muore, basta, è tutto lì. E lui era convinto, perché la maggioranza fanno così, dovrebbe essere quella la strada. Io qualcosa mi diceva: no, io non ci credo, anche se la maggior parte delle persone fanno così, non mi sento che questo è la via, che questo è la vita, è solo quello. Quanti di voi avete pensato: ma c'è solo questo? O non avete mai pensato che c'è solo questo? Come si dice, si lavora, si vecchia, si muore, e basta, c'è solo questo. No, le scritture vere che ci spiega c'è molto di più, c'è molto molto di più. C'è, abbiamo una realtà, se diventiamo seria per arrivare, possiamo andare in un altro luogo spirituale, trascendentale, dove tutte queste problematiche non ci sono. Sembra è un sogno, sì, stai autoconvincente per non sforzarti nel mondo, combattere nel mondo, e stai sognando di un'altra realtà. Invece ci sono persone che vivono, perché non è una realtà che devi prendere un'aeronave e poi ci può arrivare, mettere il mente, un cambio di coscienza. Uno può anche arrivare anche durante questa vita e essere qua, ma simultaneamente essere là, nel mondo spirituale, dimensione spirituale, ma richiede un impegno di pratica per trasformare la nostra coscienza in una coscienza spirituale. E avevo idea di leggere alcune cose da queste scritture, che sono molto interessanti, che spiegano un po' cosa vuol dire. È molto non è complicato. Non è complicato, è molto più complicato, impegnativo la vita materiale, molto più complicato, molto più duro. La vita spirituale è molto semplice, semplice e gioioso, e non complicato. Sembra difficile perché siamo condizionati di pensare che la vita è fatta così, ma se ci impegniamo un po', alcune semplici pratiche si può anche trasformare. E anche non vuol dire di lasciare gli impegni che abbiamo in questo mondo, perché qui ho sposati con figli, famiglia, o studenti che stanno andando in quelle direzioni, un giorno arriverà anche a voi in quella situazione, che per la maggior parte delle persone è normale. Di monaci ci sono sempre pochi, ma
persone con famiglie. Anche il nostro maestro Prabhupada aveva una famiglia, anche il padre di suo maestro spirituale, che era il maestro spirituale precedente, aveva, come menzionato l'altra sera, aveva 10 figli. Era magistrato, aveva 10 figli, immagino. Chi immagina di adesso, tu vorrei avere 10 figli? Uno. Oggigiorno uno sembra proprio super impegnativo. Vedi i genitori con anche un figlio, sono molto stancati, stressati. Molto piacevole, molto ti ripaga molto, ma allo stesso tempo è molto impegnativo. Una volta riuscivano a avere, e allo stesso tempo, perché era molto seria, riusciva a fare una pratica spirituale molto intensa e anche produrre per gli altri libri scritti, pubblicazione per il beneficio degli altri, in grandi quantità. Questo è Bhaktivinoda Thakur, con 10 figli, ha scritto 100 libri durante la sua vita, anche della sua vita. Ma richiede, questa è l'intenzione di diventare serio, richiede un impegno. Anche se, mi ricordo, l'ho letto che se questo Elon Musk, quello super miliardario che aveva Twitter, poi l'ha cambiato in X, e lui ha detto, quando l'ha comprato la ditta, lui diceva, se volete lavorare con noi, devi fare lo stesso impegno come faccio io. Io lavoro 60 ore alla settimana, lavoro 15 ore al giorno, e se vuoi stare con noi devi fare, impegnarti allo stesso modo. Sì. 100 ore. Mamma mia. Inimmaginabile. 7. Quante ore al giorno allora? 14. Sì, 14-15 ore al giorno. Sì. Non ha anche tempo di godere di tutti questi soldi, solo correre e fare di più, fare i numeri. E dove trovi felicità? Dove si trova solo di accumulare e poi non può portare via, non può anche spendere, goderlo. È meno intelligente, non è intelligente. Non ho anche tempo di pensare o analizzare cosa sto facendo, solo a correre. Ma una persona intelligente non vuole fare una vita così, anche se non diventeremo miliardari, ma se non sei felice, se non hai buone relazioni. Generalmente queste persone non hanno belle relazioni di amore, perché tutte le persone intorno vogliono solo prendere i soldi da loro, così sentono un sintomo di una cosa caratteristica di questi tipi di persone, che sono da soli, sentono molto isolati, molto da solo, perché nessuno vogliono veramente bene, lo vedono solo come posso prendere un po' di quello soldi lì. Così non sono felice, anche se corrono, lavorano e raggiungono così tanto, non trovo una felicità. Invece noi vogliamo diventare seria nella pratica spirituale e trovare. E anche se manteniamo la nostra vita quotidiana con la famiglia, possiamo coltivare una felicità interiore, una felicità superiore interiore. E questo attraverso la semplice pratica di Bhakti Yoga, che non è complicato e non è difficile. E proprio questo libro qua si chiama Libro di Krishna, che è la storia della Krishna, la sua presenza su questo pianeta. E tanti avventuri, che si può chiedere alla mamma di leggerti una storia ogni sera prima di andare a dormire. Sono le bellissime storie di Krishna bambino qua, che gli piacciono. Poi Prabhupada spiega che
Per il devoto, lo spiritualista, è naturale concentrare sempre la mente, l'energia, la parola e l'udito nell'ascolto e nel canto della gloria di Krishna. Questa è la coscienza di Krishna. E per chi si assorbe in questo genere di ascolto e di canto, il soggetto non è mai monotono o superato. La differenza tra i discorsi spirituali e quelli materiali sta proprio nel fatto che questi ultimi appassiscono e non li si può ascoltare senza provare ben presto il desiderio di variare. Non lo so, questi ragazzi qua del bar parlano tutti i giorni le stesse cose. La politica, la calcio, principalmente il calcio, ma a volte anche la politica. Ma deve sempre parlare di altre cose, ma non porta il piacere, come c'è a volte a litigare, come c'è da discutere. Invece un spiritualista piace parlare di discorsi spirituali che c'è abbiamo decine e decine di volumi pieno di discorsi spirituali che chiunque può prendere e leggere da qualsiasi parte e trovare qualcosa di interessante. In un certo senso dice che non il materialista sente desiderio di variare, ma noi parliamo di Krishna, ma c'è varietà infinita, le attività, passatempo spirituale, c'è così tanto di imparare che ci metterà una vita di studiare tutti questi libri. Questo è uno fra 80 libri di filosofia, di conoscenza spirituale, così ce n'è di leggere e studiare. Qualche vita. Il canto e l'ascolto delle glorie del Signore Supremo sono invece definiti Nityanava Navayamana, perché non annoiano mai, ma conservano la loro freschezza, suscitando in noi il desiderio di praticarli sempre di più. È dovere del maestro spirituale rivelare gli aspetti confidenziali della spiritualità al discepolo sincero e desideroso di apprendere. Shukadeva Goswami iniziò quindi a spiegare al re Parikshit la ragione per cui nessuno parla dell'uccisione. Questa è una parte di questa storia, ma il principio è: discorsi spirituali sono sempre freschi, sono sempre, c'è sempre. Io ho letto questo libro qua, forse no, 30-40 volte, a meno, forse di più. Infatti lo leggo un capitolo al giorno, poi arrivo alla fine, ritorno, riparto. Adesso sono capitolo 18, mi pare, sì. 18. Appena finito, poi ripartito di nuovo. E sempre vi promette che è proprio sempre nuovo, sempre fresco. Sempre scopre sempre qualcosa di nuovo. Questa è la prova che è spirituale. Qual è il libro più famoso nella scuola in Italia? Come si dice? Promessi sposi. Promessi sposi. Che io non ho mai letto perché in America non ho mai sentito. Non è un libro, ci sono vari libri. 1984, La fattoria degli animali, di Mark Twain, sui libri. Ogni paese ha la sua letteratura fisso che tutti leggono nelle scuole. Quante volte avete letto quel libro? Una. Basta. Basta. Forse due volte per fare l'esame, quando c'era da studiare per l'esame. Col Bignamino, esatto. Cosa? C'era il Bignami, che c'era un libricino piccolo con il riassunto dei vari capitoli che tutti gli studenti utilizzavano. Devi studiare per l'esame. Quello grosso. Perché non c'è gusto, perché materiale non c'è piacere, non c'è felicità nello studio di letteratura. Lo so che qualcuno qua sta studiando lettere. Sì, è curioso per la mente una volta, due volte, ma non riesce a leggere questa letteratura materiale più di una, due, tre volte. Se vuoi approfondire, un intellettuale, perché gli intellettuali hanno una biblioteca enorme
perché finisco uno che deve cercare un altro, deve leggere sempre qualcosa di nuovo, perché non c'è un... Invece le spirituali, anche pochi libri, anche noi abbiamo tanti, anche io ho forse 500 libri a casa, ma sono solo di questi argomenti, per dire quanto ce n'è da studiare di questa filosofia, ci sono tanti tanti libri. Per uno che piace esplorare, approfondire, conoscere, ma è un gusto superiore, un gusto, un piacere superiore di approfondire questi argomenti spirituali, e chiunque può sperimentare, provare e sperimentare. Infatti Marco mi diceva che sta rileggendo la Bhagavad Gita, è incredibile, e vedrai che per il resto della vita può leggere e rileggere, e ogni volta arriva alla stessa, è incredibile, è meraviglioso, perché ho trovato questa, non avevo visto l'altra volta, non avevo notato questo l'altra volta. Anche se sono 40 volte, vedrai che troverà qualcosa che non avevi visto la prima volta. Perché è la natura dell'energia spirituale, che è sempre fresco, non passiscono, non finisce, è sempre fresco, nuovo. Ecco un paio di cose qua. E poi due pratiche in particolare in questo cammino di Bhakti Yoga. Uno è lo studio di queste scritture spirituali, filosofia spirituale, conoscenza spirituale, informazione di... La prima informazione spiegata nello Srimad Bhagavatam è come funziona questo mondo materiale, come viene creato, come funziona, qual è la causa di questo mondo materiale, universo materiale, anche i dettagli di come viene creato, poi passo per passo. I primi canti dello Srimad Bhagavatam spiega in grandi dettagli tutto il processo della creazione, dell'espansione di Mahavishnu, poi Garbhodaksha, c'è tutta una spiegazione molto... Se uno ha una mente molto analitico, filosofico, scientifico, Srimad Bhagavatam è per te, perché soddisfa tutti i desideri di conoscenza, di sapere. E prima dobbiamo capire dove siamo, capire, perché possiamo sapere dal mondo spirituale, ma se non sappiamo prima dove siamo e come siamo arrivati qua e come uscire, resteremo qua. Non possiamo solo sognare dal mondo spirituale, ma i primi insegnamenti sono come funziona questo mondo materiale. E in questi tempi in cui viviamo, lo Srimad Bhagavatam, questi testi sacri, poi ancora più importante il canto del nome, santo nome di Dio, santo nome divino. Questo è proprio il processo dato dal Signore per i nostri tempi. I nostri tempi sono molto materialistici, molto frenetici, una vita molto difficile, molto corta, abbiamo poco tempo. Qual è il vostro problema principale per la vita, tra la vita spirituale e la vita materiale? Che non ho tempo, devi fare questo, cioè i figli, il lavoro, la casa, di pulire, di cucinare. Non ho tempo per dedicarmi alla pratica spirituale. Questo era il problema in questa era, specialmente. Prima la vita era molto... Prima di quest'era di Kali la vita era molto più serena, più facile, le persone seguivano i principi religiosi, così la terra produceva molto più i beni senza grandi sforzi, come dicevamo, del paradiso era anche così sulla terra, in quanto le persone non erano materialisti, non erano più tutti spiritualisti, così... Tutto funzionava, non c'era bisogno di lavorare così duro solo per sopravvivere, solo per avere qualcosa da mangiare. C'era tempo. Invece noi viviamo in un'era che solo per tenerti la testa fuori dall'acqua devi correre
dalla mattina alla sera. È sempre peggio, poi sappiamo da... Io onestamente quando io ero ragazzo, a 15 anni così, non c'era questa pressione. Penso che la benzina... Pensavo l'altro giorno, la benzina a quei tempi... e non c'erano quelli, che era molto più facile vita spirituale, non c'erano quelli distrazioni. E benzina, sai quanto costava la benzina? Non puoi immaginare. Costava 10 centesimi un gallone, che sono 3,5 litri. Si vuol dire che un litro di benzina costava tipo 3 centesimi. Se avete mai chiesto perché gli americani hanno questi macchinoni enormi con i motori enormi, perché la benzina era quasi gratis, costava pochissimo, ecco, tutti lo consumavano. Poi è finito, ovviamente, è finito solo. E questa era, più che vai avanti, abbiamo visto anche chi ha 30 anni, c'è una differenza tra 30 anni fa, poi 50 anni fa ancora di più. La vita è sempre più difficile, perché le persone sono più materialisti, vanno sempre più contro la legge della natura, la legge di Dio, e così l'energia materiale diventa sempre più, stringe di più, diventa più difficile. Invece c'è questa benedizione speciale, questa offerta speciale, questa misericordia speciale, specialmente per noi in questa era, e questo è il fatto che semplicemente cantando Hare Krishna, cantando il nome di Dio, uno può da qualsiasi condizione fare un salto e uscire di questa situazione, non essere toccato o influenzato o disturbato da questi tempi, queste difficoltà, se le prendiamo rifugio nel canto. Quanti di voi cantate regolarmente, magari tutti i giorni se possibile? Bravi. Qualche errore sì. Qualche, sì. Sì, 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 ma, sì, sì. Importante di fare qualcosa ogni giorno, fare qualcosa ogni giorno. E pian piano arriva una stabilità fisso che riesce a mantenere. Infatti queste personalità come Bhaktivinoda Thakur che ho menzionato prima con 10 figli, cosa faceva? Anche i materialisti come questo Elon Musk, sono sicuro che lui ha sua giornata, questa mezz'ora faccio questa mezz'ora, sicuramente è tutto perfettamente programmato, pianificato e non come diciamo, non spazio, non perde tempo. La prima cosa che ti insegna nel mondo degli affari: non perdere tempo, pianificare la tua giornata, organizza. Ciao. Hare Krishna. Hare Krishna. Un po' troppo filosofico per uno giovane di stare. Quanti di voi avete un piano regolare per la giornata? A parte il fatto che devi arrivare al lavoro a quest'ora, poi devi uscire al lavoro a quest'ora. Per il resto avete un programma, un piano? Faccio questo ogni giorno. Diciamo già, sì. Più sono inconvenienti che nel frattempo. Cose che succede, sì. Ma è importantissimo per la vita spirituale, anche per la vita materiale, se uno vuole raggiungere qualcosa, di fare un piano. Di fare un piano è una meta dove vuoi arrivare e i passaggi per arrivare a quella meta. Specialmente nella vita spirituale, di pianificare. Voglio cantare tutto il tempo, ogni giorno, come sappiamo, cantiamo il japa, la meditazione, ogni giorno. Grazie. Alcuni di voi venite ogni mattina alla sedia a ascoltare Srimad Bhagavatam, Nicoletta, Dina, Emanuela. E questa è una buona pratica di ascoltare le scritture ogni giorno, stessa ora, cantare Maha Mantra,
tot di tempo ogni giorno, e vedrai che passo dopo passo comincia a purificarsi, diciamo, comincia a cambiare di coscienza, comincia a non essere così tirato giù e disturbato dalle queste vortice che sta girando intorno a noi, queste problematiche. Io l'ho visto una non so se esistono ancora, ma quando io ero ragazzo c'era questo luogo di giochi, si chiama The Fun House. Andavamo, poi l'ho visto un video recentemente che facevano sempre questa stessa cosa. E c'è questa grande, come si dice, non è un cerchio, è una cosa fisica, una piattaforma rotonda, grande, tipo 7-8 metri di diametro, rotondo, pezzo di legno così, è poggiato su una cosa proprio al centro di questo cerchio, e gira, c'è un motore sotto e gira. Non è una giostra, no, forse non è mai esistito qui in Italia. E la cosa particolare è un legno molto liscio, molto liscio. E cosa fanno? Fanno bring e fanno entrare, non so, 10-20 ragazzi, e tutti corrono per stare più vicino al centro, a sedersi, devi sedersi sul... arrivo più vicino, perché cosa succede? Quando comincia a girare, gira sempre più veloce, se non sei proprio al centro, perché è scivoloso e sei seduto sopra con i pantaloni, con la gonna, è forte, forza, come si dice? Centrifuga. Sì, è come un centrifugo, si può, e si vede i ragazzi, come c'è, io mi ricordo che cercavano, poi volava via. E invece chi è corsa, è entrata, è seduta proprio al centro, è rimasta non disturbata, non è volata via. E chi rimane vince un premio, non mi ricordo. Il vincitore è quello che riesce a rimanere. E noi siamo in quella situazione, c'è come una vortice che gira intorno a noi di energia materiale, di distrazione, disturbi, sofferenze, disastri. Sappiamo tutti, abbiamo passato 2-3 anni con tanti disturbi, di lockdown, tante speculazioni, perché, cosa succede, complotti, eccetera, eccetera. Ma è una persona che è veramente centrata nella vita spirituale, veramente fisso, partendo da fare una pratica regolare tutti i giorni, non è disturbato, non sarà disturbato. Invece uno che non è seduto al centro, non è centrato, si vuole via in mezzo di queste cose e ci crede veramente che è la fine del mondo, queste cose sono importanti, devi capire che sono cose importanti. L'unica cosa veramente importante è che siamo in una casa in fuoco che sta crollando e dobbiamo uscire, perché siamo in un corpo materiale che è destinato di morire, abbiamo un'opportunità di uscire e non prendere un altro, ma dobbiamo diventare seri, di essere centrati, di fare la nostra pratica spirituale, di cantare il santo nome di Krishna regolarmente tutti i giorni, con assorbimento, con concentrazione, pregando a Krishna di accettarmi, di farmi tornare da lui. E non essere, perché appena mi ricordo che anche qualche volta sono riuscito ad arrivare proprio lì vicino al centro, ma c'era sempre uno che è riuscito a prendere il posto centrale, e solo quella persona lì riusciva a restare
tutti gli altri, prima di quelli nella periferia, subito, appena cominciai a girare, volavano via. E quelli un po' più vicino restavano ancora per un minuto e poi e ci rimaneva sempre due persone, poi prima o poi, dopo un po', il penultimo volava via. Così noi dobbiamo trovare il nostro. Non è uguale per tutti, ma questo principio, come l'ho letto prima nel libro di Krishna, di essere assorti nel canto e l'ascolto di Krishna. Questo adesso lui soffre. Noi abbiamo tutto quello che cuciniamo qua, che per prima è vegetariano. Questa è un'altra pratica importantissima, una pratica che chiunque può adottare nel caso suo, perché tutti dobbiamo mangiare, tutti dobbiamo cucinare qualcosa, ma prima elimina il cibo violente che causa sofferenza agli altri esseri, essere vegetariano, e poi prepara quel cibo con il sentimento che questo cibo mi è stato dato da Dio, da Krishna, e lo cucina, lo prepara per lui, per offrire a lui. Poi dopo lo prendo, quello che si chiama prasadam. Prasadam vuol dire misericordia del Signore, misericordia di Dio, che è il cibo offerto a Krishna. Così abbiamo offerto, come ho spiegato prima, Manuela ha offerto questo cibo per tutti, ma è stato offerto a Krishna, Hare Krishna. E dopo c'è una cosa che si chiama Shraddha. Shraddha è una cerimonia che sanno tutti gli indiani cosa vuol dire. Do you speak Italian? No, English. Only English, ok. I know you're from India. It's quite obvious. We are explaining what is the Shraddha. You know what is Shraddha ceremony? Yeah, all your families do that. Si vuol dire che si offre cibo spirituale agli antenati. Antenati in questo caso vuol dire i nostri parenti che ci hanno lasciato, il corpo. Perché tutti lasciano il corpo, i nostri parenti. Adesso, negli ultimi anni, perché devo testimoniare, quando arriva una certa età, comincia tutti hanno, senti sempre parenti di questo, parenti di quello, la mia parente, il mio amico, comincia a aumentare. Quando hai 20 anni non ci penso, non mi ricordo mio padre quando aveva 70 anni, ma ultimamente sta andando a tanti funerali. E quando comincia a aumentare l'invito per il funerale, sai che stai invecchiando. E perché i Veda ci insegna, la Bhagavad Gita ci insegna che l'anima è eterna, la morte non esiste in un certo senso, non esiste, è solo una trasmigrazione, un passaggio di uscire di questo corpo e entrare in un'altra famiglia, in un altro corpo. E ci sono tanti fattori che determinano la nostra prossima destinazione, così se sappiamo come migliorare la prossima destinazione. E poi c'è una cerimonia che fanno tutte le famiglie in India, perché appartengono a questa cultura vedica, che sanno che se offro cibo spirituale a queste antenate, queste parenti che ha lasciato il corpo, sarà per il suo bene spirituale e può elevarlo spiritualmente. Se in particolare è spiegato che non è detto che avremo un altro corpo fisico, noi viaggiamo in un corpo sottile, la mente, intelligenza, il falso ego. Quando usciamo di questo corpo rimaniamo come anima spirituale dentro il corpo sottile, e poi dopo normalmente uno entra e prende un altro corpo grossolano, cresce un altro corpo grossolano nel grembo della madre, poi esce che cresce. Invece qualcuno che ha fatto qualcosa di abbastanza brutto, suicidio, per esempio se uno si suicidia, vuol dire che hai distrutto il corpo che Dio ti ha dato, non ti darà subito un altro corpo fisico, resterai nel corpo sottile, quello che si chiama fantasmi,
che esiste, perché praticamente sono anime come noi, ma dovuto alla loro azione molto negativa nel passato, non prende più un corpo grossolano, resta un corpo sottile, ma con gli stessi desideri per godimento grossolano, fisico, materiale. E così sono molto frustrati, è una condizione di grande sofferenza, perché hai desideri ma non riesci a soddisfarli, perché non... C'è qualcuno qua che l'ha visto il film Ghosts? Sì, sì, l'ha visto, un vecchio film, di chi ha una certa età probabilmente l'ha visto. Lui pensa che è una cosa recente, ma in realtà sono 30 anni fa. E così questa cerimonia di Shraddha, offrendo prasadam, per prima, se uno è capitato in quella condizione, si libera, riesce ad avere un corpo fisico, materiale, e poi si eleva, avrai un'opportunità spirituale migliore nella prossima vita, per quello lo facciamo. Se uno diventa un puro devoto, hai fatto tutto. Se diventi completamente liberato, puro devoto, tutti i parenti hanno spiegato che 10 generazioni, a volte dicono anche 14 generazioni indietro e 10 o 14 avanti, sono tutti liberati. Esattamente quando, non si sa, ma liberati. Potrebbe essere per un po' di tempo, ma non istantaneamente, necessariamente. Allora, dove eravamo? Che ora è? 7. Avete qualche domanda fino a qua? Sì. Enrico, sì. Più sì. O meno quando dovrebbe finire il Kali Yuga circa? Se ha un po' un'idea? No, c'è un'idea molto precisa, spiegata nella scrittura, molto precisa. 432.000 anni ancora. Bom. 432 in tutto, siamo già passati 5, vuol dire 427.000, scusa, grazie Federico. 427.000, sembra inconcepibile, sì. Ma la cosa bella in questo, negli eri precedenti ci voleva tanti, tanti anni di pratica intensa e spirituale per liberarsi. La vita era più lunga, c'era molto, l'impegno spirituale era molto più impegnativo, diciamo. Invece in questa era, per la misericordia del Signor Chaitanya, di Krishna, deve solo cantare Hare Krishna. E c'è questo slot, un pezzo di 10.000 anni dentro questo lunghissimo periodo di tempo, che l'era più corta fra tutti i quattro. Sono 10.000 anni che il Signor Chaitanya, da questa misericordia, canta il santo nome di Krishna e ci si può facilmente uscire da qua. Nel senso, il processo mai è stato così. Come un super, super Black Friday, super svendita totale, che in un attimo, solo cantando Hare Krishna. E c'è questa concessione speciale per questa era. Perché siamo così fuori, siamo così caduti, che Krishna ha deciso, facciamo uscire semplicemente. E poi dopo quelle 10.000 anni che è cominciato 500 anni fa, ci sono un altro 9.500, come c'è il Kali Yuga proprio in pieno. Chi non è uscito in questi 10.000, aspetta... situazione. Ma come è possibile? Ma c'è ancora 9.500 anni, sono tanti anche quelli. C'è anche tempo di di darci da fare. Sono altre domande? O riflessioni o pensieri? Io pensavo, cioè, il discorso della durata della vita, no? Questa sarebbe l'epoca in cui l'essere umano ha vissuto di più. Perché, adesso per dire, no? Cioè,
Sì, ma non hanno... l'età media era di 28 anni, nel Medioevo di 40. Sì, Medioevo. Dicono 70-80, ma se fai i calcoli di quanti bambini non nascono neanche, che sono già uccisi, si mette quella nella calcola, la vita è molto più corta, perché sono tanti tanti milioni di bambini che non escono neanche dal grembo. Sono concepiti, nati in un certo senso, che sono entrati in un altro corpo, ma non riescono ad andare oltre quelli pochi mesi. Si calcoli quelli 2-3 mesi, si mette quella nella calcola, vedrai che... E questa è la storia scritta, ma la storia... Com'era la situazione 5.000 anni fa? La conoscenza veniva trasmessa oralmente. Perché? Perché? Perché la gente era così intelligente, aveva memoria, perché la loro vita era pulita, ricordava tutto. È stata una necessità di scrivere per la mancanza di intelligenza della gente di questa era, non perché sono più intelligenti che hanno cominciato a scrivere. Hanno scritto e dimostra il fatto che non riuscivano più a ricordare. Prima la conoscenza, senza la cultura, se legge lo Srimad Bhagavatam, le culture elevate esisteva molto più elevate di adesso. Le nostre sviluppi scientifici sono... Non è che la qualità della vita è migliore. E anche se vive 70 anni, 80 anni adesso, ma che tipo di vita? Che tipo di vita? Non c'è serenità, non c'è felicità in famiglia. I bambini uccisi sono un miliardo. Un miliardo. I bambini uccisi sono sì. Un voto. Sì, sì. Adesso, un sì, sì. È quello che l'ho detto, se si metti quello nel calcolo della durata della vita, la vita è 20 anni, non so, se fai matematicamente. Ma questo è un altro discorso. C'è qualcos'altro? Comunque leggo un altro piccolo pezzo qua. Il Signore Sovrano è anche l'anima suprema di ogni cosa. A questo livello superiore si realizza la nozione di affetto, che trova la sua origine nella relazione che unisce due anime. L'affetto di un padre per il figlio, per sé, per esempio, proviene dallo stretto legame che li unisce, ma nel mondo materiale questo affetto si rivela privo di perfezione. Invece, nella relazione che ci unisce al Signore Supremo, l'affetto si manifesta nella sua pienezza grazie all'autenticità di questo sentimento reciproco. Infatti, l'affetto per Dio non è suscitato da alcun attributo materiale legato al corpo o alla mente. Per tutti gli esseri, il Signore è l'oggetto, l'amore per eccellenza, perfetto e senza macchia, perché è l'anima suprema, il Paramatma, che abita nel cuore di ognuno. Allo stato liberato, questo affetto per il Signore si manifesta in tutta la sua ampiezza. E questo è quello che stiamo sempre cercando, l'affetto della mamma per la bambina, l'affetto della mamma per il padre, per il marito. Affetto è la cosa che fai girare il mondo, affetto, attrazione, amore per le altre persone che ci unisce. Solo che nel mondo materiale c'è come, Prabhupada diceva, come se fai, c'è questa preparazione di latte con riso, si chiama riso dolce. È molto buono, è molto dolce, molto cremoso, molto buono. Ma se metti sabbia dentro, o si le brucia. Se non c'è niente di più terribile, il riso dolce bruciato, quando è bruciato, è immangiabile. È lo stesso, le relazioni sono dolci, quello che stiamo cercando è questo affetto, queste relazioni, ma c'è sempre un po' di sabbia, purtroppo, c'è sempre qualcosa che non è perfetto, non è quello che... tutto quello che stiamo cercando, perché è nella nostra natura di amare, di essere amato, di amare e essere amato. E adesso la cultura di oggi
non ci sono più tabù, non ci sono più regole, e se non gli piace quello, non trovo quello che gli piace in quello, poi subito, senza nessuna esitazione, vai a cercare un altro, poi no, se non va bene quello, cerco un altro. E così le gente sono ancora più frustrate di prima, e non riescono a stabilire buone relazioni, perché è così facile abbandonare e non provare più a migliorare la relazione che si comincia a girare. E qual è il risultato? Tutti sono da soli alla fine, tutti restano da soli, mancando quell'affetto, soffrendo per mancanza di quella relazione di vero amore e affetto. Ma come spiego qua, quello che stiamo cercando veramente è quell'affetto, quell'amore con Dio, con Krishna. E questa pratica di bhakti è puntata su quello, risvegliare il nostro affetto e il nostro amore per le persone. Perché a volte i devoti chiedono, anche, ci sono anche i devoti da tanti anni che praticano, ma a un certo punto comincio a sentire, ma non sento più lo stimolo, il desiderio, non, è diventato noioso, sempre la stessa cosa, Hare Krishna, sempre la stessa cosa, e si annoia e pensa che allora non proviamo qualcos'altro. Ma questo perché? Perché non hanno approfondito la loro relazione con Krishna, non hanno sviluppato un po' di amore per Krishna. E quello mi ricordo Satchinanda Maharaj mi raccontava che lui, anche lui, che è un grande devoto, lui è arrivato a un punto un po' di anni fa che dice, ma non sta funzionando, non sento più, ne sto correndo, facendo, ma non sento, è realizzato, mi concentro, mi approfondisce questa coscienza di Krishna, ora provo, cerco qualcos'altro. Lui ha detto, adesso provo. E ha detto che a quel momento la sua vita è proprio trasformata, perché è andato a Vrindavan e ha cominciato a cantare molto più intensamente, cantare il suo japa, meditazione, molto molto più. Avete visto sui libri magari il suo santo nome. E perché ha messo l'impegno intenso di praticare il canto del santo nome, di studiare le scritture, di andare in luoghi santi, di proprio fare un salto di qualità nella pratica devozionale. Perché vi assicuro che se le prendi sul leggero, le fai un po' qua, un po' là, dopo un po' di tempo si troverà in quella. L'ho visto tanti così, come dice, ah, forse non funziona, forse cerca qualcos'altro. Ma invece se fai quello sforzo di entrare, di approfondire, di meditare tutti i giorni. Lui è monaco, è chiaro che lui può andare in India per un mese, due mesi e solo cantare. Lui va una volta all'anno per un mese, vai a Vrindavan, sta lì e canta 64 giri tutti i giorni a Vrindavan, meditando, leggendo i passatempi di Krishna, così. Ma in qualche modo di trovare un momento di staccarvi dalla vita quotidiana e aumenta l'intensità della pratica. E vedrai che è come un muro che a un certo punto riesce a rompere quello blocco e entrare in una sì. Ah, cioè, sì, E dove parlavano dell'importanza poi delle relazioni, anche se per provare l'amore per Krishna è anche importante coltivare l'amore tra devoti. Tra devoti, e quindi la compagnia dei devoti, e questo poi ci porta a provare un gusto superiore. Sì. Perché se cantiamo solo in maniera meccanica, sì, dopo un po' ci rompiamo le scatole perché non sentiamo magari niente. Invece se partendo, vogliamo raggiungere la relazione con Krishna, ma prima ci alleniamo con relazioni con devoti, scambi tra i
delle moti, sì, di regali, di affetto. Sì. E allora poi... Anche andare, c'è anche l'opportunità che i templi come Prabhupada, anche Villa Vrindavan, templi a Vicenza, a Firenze, anche il CSB organizza ritiri spirituali. Noi abbiamo sempre incoraggiato tutti, quando avete le vacanze, perché per fortuna ci sono ancora vacanze qualche volta, no? Se non lavori per Elon Musk, sì. Per? Se non lavori per Elon Musk, sì, per quello che dicevi prima. Ah, oh, sì, se non lavoro per lui. Anche mi sembra che quello di Amazon è uguale, deve lavorare giorno e notte. Quali vacanze? Sì, va bene, vai al mare, prendi, ti fai bene, un po' di sole, così, ma prendi qualche giorno di andare a fare un ritiro, una full immersion nella pratica spirituale. Vedrai che ti fai uscire dalla tram giornalieri di vita quotidiana e fare un gusto superiore. Lo vedo, mi invita sempre a questa Bhakti Retreat che lo fanno 3 volte all'anno, mi pare adesso, a Prabhupada, e tutti alla fine raccontano, ah sì, mi ha ricaricato per così tanto, adesso torno a casa e canto più seriamente, e studio più seriamente. Così ci sono queste opportunità per persone che vive nel mondo, ma si può staccarsi anche per qualche giorno. Per esempio, 24-28 aprile c'è un Bhakti Retreat a Prabhupada. Siete tutti invitati, se non è già pieno, non so. I posti. C'è qualche altra domanda e finiamo. Siete ancora qua? No? Tranquillo. È perché non ci sono altri bambini. Krishna arrangiata, non ci sono altri bambini. Ok. Volevo dirvi un piccolo annuncio. Avevo già spiegato la festa a Manuela. Ma abbiamo un problema. C'è una regola. Questa è una... Voglio spiegare. I want to explain also to you Indians. Maybe you can translate. Può tradurre a loro. Questo non è solo un tempio, ma è un'associazione. E per legge italiano, per entrare, è scritto qui fuori anche, può venire una volta per vedere se gli piace, poi dopo deve essere un socio. Perché se non sei un socio, se non è un'associazione, è considerato un'attività commerciale, vuol dire tasse e tutto il resto. E se vengono a controllare e non ci sono tutti i soci qua dentro, sono i guai, sono i problemi, multe, eccetera, eccetera. Così dobbiamo chiedere tutti, abbiamo i moduli qua, deve solo compilare i moduli, costa solo 10 euro, tante altre associazioni di yoga, eccetera, chiedono 25 euro per una tessera più o meno dello stesso genere, qualcosa di assicurazione in più per sportivi, ma queste associazioni culturali, costa solo 10 euro, ma purtroppo dobbiamo non dipendiamo solo su quello, ma è a livello legale è necessario. Abbiamo lasciato andare già da un po' di tempo senza pensare, abbiamo già mandato la notizia, infatti noto che tutti i ragazzi indiani non ci sono stasera. Perché abbiamo mandato notizia qualche giorno fa, ragazzi, se volete continuare a venire devi diventare soci, devi fare la tessera. Ok, chi non ha la tessera, sei qua, voi tre siete qua per la prima volta, va bene, ma se volete tornare deve compilare il modulo, dare 10 euro, poi dopo qualche giorno ci danno la tessera. Dobbiamo dare lì a likes e ci danno le tessere. Ok? C'è qualcuno qua che non ha le... Perché cosa fanno? Arrivano qua le autorità e ferma tutto. Se tessera, come l'autobus, come sull'autobus. Ti ferma tutto, biglietto. Fanno tessera. Se non c'è la tessera, siamo noi che andiamo nel guaio. Ha cambiato 2 volte, hanno fatto un po' di confusione.
sì, è da primo settembre.